Pierluigi, la storia della musica a Roma, sempre presenti qui, sempre più testimonianza e sempre meno lotta questo primo maggio. Ah beh sì, dai, la parola lotta secondo me soprattutto... Ma sai che c'è? Credo che su un palco non ci debba nemmeno essere la parola lotta. Il palco per definizione dovrebbe essere un momento di svago, un momento in cui si affrontano pure i temi, ma credo che i musicisti debbano suonare e far passare alle persone un pomeriggio di divertimento. Io non ho mai visto questo palco come un posto dove venire a fare lotta politica, sarebbe pure ridicolo secondo me. Diciamo che tra gioia e rivoluzione qui si pensa più alla gioia. Sì, si pensa alla gioia sul palco, poi la rivoluzione uno ci dovrebbe pensare nella sua vita, no? Diciamo nelle azioni quotidiane che fa, nel suo lavoro, insomma ognuno di noi ha il suo modo di portare avanti una coscienza anche politica, però non credo che il palco sia il posto giusto. Allora te lo chiedo come artista però, se non come musicista e anche come persona, c'è però un pensiero dietro ogni artista, sono purtroppo tornate le pistole in piazza, come lo vedi questo momento politico di questo nostro paese? Lo vedo da uomo più che da artista, nel senso che è chiaramente, io adesso non lo so se le pistole sono tornate... l'accezione che gli vogliamo dare, spero da una parte che non stiamo tornando agli anni di piombo, perché comunque non è, per quanto permetti magari il termine, è anche affascinante l'idea degli anni 70, perché comunque c'era una coscienza, e anche se dirottata male, perché poi quando si ammazzano le persone non è condivisibile ovviamente. Adesso manca, però credo che ognuno di noi dovrebbe fare molta attenzione a quello che sta succedendo in questi mesi, perché ci stanno servendo una portata piuttosto succulenta per farci delle idee chiare, e lo dico io per esempio da elettore del PD, ho sempre votato PD negli ultimi anni e sono uno che è rimasto davvero deluso perché non era questo il PD che io ho votato alle elezioni, cioè non era questo che avrei voluto nel momento in cui sono andato alle urne, quindi credo che poi fra un po', adesso questo governo lo terranno in piedi, non so quello che succederà, mi auguro pure che lavori bene, non ho grandi speranze, però sai, magari sì, e poi si dovranno rifare i conti, e mi auguro che a quel punto le persone siano state attente nel vedere quello che succederà in questi mesi. Ultima cosa, siamo ovviamente qui più o meno quasi tutti di sinistra e quasi tutte persone che ci credevano appunto. Questa adesso però te la voglio fare da artista, perché la piazza è piena di ragazzi di 20 anni che comunque sono qui e li vedo ridere. Dov'è la speranza? Cioè, tu dove la trovi? Ma io la trovo in tante cose della mia vita, la trovo nei miei figli, la trovo nell'insegnare loro che dovranno lottare, che dovranno stare attenti, che niente gli verrà regalato, no? La speranza è educare una generazione nuova e cercare di renderli partecipi, come io ho cercato di essere, come tanti ragazzi non sono, tanti invece forse torneranno ad esserlo, però la speranza deve essere pure un sorriso sotto un palco, perché non amo l'idea di stare sempre a lamentarci e basta, cioè andiamo al concerto, qua è il momento di ridere, poi dopo è a casa che si fa la differenza, non sotto un palco.